intervengo perché mi stavo poter contare su degli amici fedeli che non mancano mai. E mi ricordo la faccia di Michele su Icone, il quale dovete andare a prendere un sacco di sedie da dentro, il quale pieno di sedie addosso si girò verso di me e disse: ma quando faccio che cosa lui sta sempre dicendo, sembra buono. Noi siamo contenti, siamo felici di questo. E il nostro assessore è venuto, ha fatto un piccolo salto perché gli impegni lo chiamano altrove, però il suo saluto non ci deve mancare. Ringrazio, ovviamente dovevo necessariamente anche trovare il tempo e l'opportunità per fare un saluto, visto che comunque abbiamo dirottato questo incontro che si doveva svolgere a Villa Fondi, l'abbiamo dirottato nella casa comunale e sembra che diciamo, siamo tutti protettori per la verità, per fortuna. Però sembrava diciamo, scortese anche non portare un saluto, un ringraziamento anche, diciamo, anche in un'occasione di una. La presentazione di un libro molto bello e particolare, insomma, che per qualcuno ha suscitato anche un po' di sospetti, insomma, ma chi conosce l'autrice di questo libro sa, credo che oggi con la bravura di Mariella, di Ciro e di chi leggerà alcune pagine si renderà conto che la grande Michela Burgio che ci ha lasciato è troppo presto, riuscirà tranquillamente per la sua esperienza di donna aperta, inclusiva, teologa, intelligente, riuscirà a mettere d'accordo sulla figura della donna sia i credenti sia i non credenti. Sono convinto di questo perché bisogna cogliere, saper cogliere le sfumature nella narrazione e Michela Burgio in questo era veramente straordinaria. Io sono andato io alla Mondadori per chiedere che venissero qui con un banchetto perché questo libro è talmente bello che secondo me parecchi di voi dopo desiderano acquistarlo. E la signora ha portato gentilmente diverse copie di Ave Mary più una copia di ogni altro lavoro di Michela Burgio. Va bene? E soltanto qualche piccola osservazione prima di cedere il microfono a Maria Larica. Volevo soltanto dire che la condizione attuale della donna è quella che è inutile che uno faccia finta di non vedere, di girarsi dall'altra parte, e basterebbero soltanto tutti i femminicidi che avvengono forse anche a cadenza quotidiana. E la Michela Burgio va molto indietro nel tempo e fino a ritrovare le cause della colpa di tutto quello che c'è oggi, addirittura nell'Antico Testamento. La riflessione che volevo fare io, che lei, la voce, tocca soltanto un poco, in maniera piuttosto superficiale, è il fatto che probabilmente a tanti di noi è sfuggito l'atteggiamento stesso di Gesù Cristo, il quale nella sua vita, nella sua missione, ha dato un compito alla donna non di poco conto, anzi di altissimo livello. Basterebbe soltanto parlare della madre di Maria, ma anche di Maria Maddalena, anche della donna che doveva essere lapidata, anche della donna, la samaritana al pozzo di Sichem. Quindi Gesù ha dato alla donna un compito veramente assai importante, addirittura fino a renderla testimone della sua resurrezione. Va bene, perché la Maddalena è stata la prima testimone e questa la dice lunga su quanto Gesù Cristo abbia voluto rivalutare rispetto all'Antico Testamento. E poi d'altra parte, quanta parte ha avuto la donna nella vita dell'altro Gesù, il secondo Gesù, San Francesco d'Assisi. Se noi pensiamo di quanto sia stato importante il ruolo femminile
della vita di Francesco, le donne della sua vita, Chiara, Jacopo dei Sette Soli, la stessa madre di San Francesco. Quindi San Francesco che ha ripetuto un po' l'iter, la vita di Gesù Cristo, tanto da essere chiamato il novello Cristo, ha posto nelle mani della donna tanta, tanta importanza e tante cose da fare. Quindi dovremmo essere noi un po' più attenti a leggere il Vangelo sotto una luce diversa per trovare tutte le risposte anche ai mali dell'oggi. Il Vecchio Testamento non è stato ascoltato e interpretato come doveva, ma neanche pienamente il messaggio di Gesù Cristo per quanto riguarda questa potenza. Maria è attenta.